Buongiorno Seconda I, buongiorno a tutti, mi auguro che tutti siate in forma, stiate bene. Vi dedicherò alcuni minuti per una nuova video lezione sui Longobardi. Prima però soltanto un piccolo avviso, o forse sarebbe meglio dire una ulteriore raccomandazione. Poco prima di registrare questo video ho dato un'occhiata, già 10 di voi, quindi un gruppo già piuttosto consistente, si è iscritto a Google Suite, come avevamo chiesto di fare nei giorni scorsi. E molti di voi mi hanno già anche salutato, raggiunto sull'applicazione che vi ho indicato al suo interno, cioè Hangouts Meet. Volevo approfittare di questo video per due cose. Uno, per ricordare a tutte le altre persone della classe che non lo hanno ancora fatto, quanto prima in questi giorni di iscriversi anche loro su Google Suite. E poi, seconda cosa, volevo fornire un chiarimento. Io continuerò a lavorare anche nelle prossime settimane, soprattutto tramite video lezioni registrate, come quella che sto producendo in questo istante. Diversi di voi, numerosi studenti anche nelle altre classi, mi hanno detto di continuare in questo modo perché trovano utile questa modalità di lavoro, soprattutto coloro che magari hanno un po' più di difficoltà, sia a livello proprio pratico, logistico, sia a livello di studio. Si possono rivedere quante volte si vuole. Una video lezione la si può vedere anche a pezzi, in momenti diversi, quindi mi sembra giusto continuare così. Ci tenevo però ad affiancare a questa attività di lezione, che ripeto resterà quella principale, almeno un momento, un'occasione settimanale di incontro in tempo diretto, per così dire, in presa diretta, cioè una sorta di videoconferenza settimanale. Ho individuato una delle nostre ore di lezione e la prima ora del mercoledì mattino. A partire dalla prossima settimana ci vedremo in video lezione. Per quale motivo? Volta per volta decideremo. Magari in certi casi dedicheremo questo tempo a rispiegare, a vedere insieme magari i punti più difficili delle video lezioni precedenti. Altre volte mi metterò a disposizione per dubbi, domande, richieste di chiarimento. Altre volte cercheremo di fare un po' di organizzazione del lavoro per cercare di rendere il più produttivo possibile questo difficile lavoro a distanza. Insomma, volta per volta sarà sempre un'occasione per salutarci un attimo, una volta alla settimana, e per organizzare meglio quello che stiamo facendo in questo periodo così complicato. Ok? Quindi mi raccomando, grazie a tutti coloro che si sono già iscritti, tutti gli altri lo facciano, e la prossima settimana, mercoledì, dalle 8 alle 9, ci vedremo per una prima videoconferenza in tempo reale, per fare un attimo il punto della situazione su questo mese trascorso, e vi dirò anche qualcosa sul lavoro di geografia, visto che qualcuno giustamente mi chiedeva. Ok? Scusate la premessa un po' lunga, ma era necessaria. In realtà poi la lezione non sarà particolarmente né lunga né complessa, svilupperò oggi soltanto un punto, un singolo argomento, che è quello che trovate indicato qui sopra. Ci occuperemo dei contenuti del secondo paragrafo del capitolo numero 25 del vostro manuale, continuiamo il discorso sui Longobardi e riflettiamo quest'oggi su un unico concetto, la società dei Longobardi. Dopo aver raccontato il loro arrivo in Italia, le loro conquiste, le imprese dei loro primi sovrani, l'editto di Rotary, ci fermiamo un istante e in questa lezione ragioniamo sul loro modo di organizzare la vita e la società. Ok? Il punto della lezione di oggi è questo. Per praticità, ho individuato anche due sottopunti, cioè fra le tante cose raccontate nel libro alle pagine 279 e 280, che vi invito poi a studiare con calma nei prossimi giorni a casa, ho scelto due sottoargomenti che mi sembravano significativi. Prima individueremo alcune parole chiave che descrivono bene la società longobardica e poi faremo alcune riflessioni per concludere sulle differenze di genere maschi e femmine all'interno di questa società. Ok? Come di consueto mi raccomando, se poi qualcosa è poco chiaro, me lo scrivete nei commenti e io quasi in tempo reale vi posso rispondere. Poi ripeto, mercoledì prossimo ci sarà occasione per vederci direttamente. Ok? Allora, partiamo dal primo punto. Quali sono le 5 o 6 parole chiave che ci possono venire utili per descrivere la società dei Longobardi? Le vediamo insieme. Partiamo innanzitutto da un paio di termini non semplicissimi. Uno è il termine fara, l'altro è il termine clan. Pensate alla società di oggi.
La società nel mondo contemporaneo è intesa come una somma di tante singole persone, di tanti singoli individui. C'è poi un livello di organizzazione nella società di oggi già un po' più elevato, ed è quello che chiamiamo la famiglia. La famiglia è già un insieme di più persone, ad esempio un padre, una madre e uno o più figli. Come dire, all'interno della società contemporanea convivono singoli individui, singole persone, ognuno di noi ad esempio, e un'organizzazione familiare un po' più ampia. Nella società longobardica le cose erano un po' più complesse. Certo, c'erano i singoli individui, come oggi, c'erano le singole famiglie, come oggi, ma c'erano anche dei momenti di organizzazione sociale più numerosi e più grandi, per così dire. Partiamo dal secondo di questi due termini. Che cosa si indica con il termine clan? Se ci pensate, è un termine che ogni tanto utilizziamo ancora ai giorni nostri. Quando diciamo un clan di persone, ci viene in mente un gruppo piuttosto numeroso, quindi non soltanto 3, 4, 5 persone, come potrebbe essere una famiglia. Ci viene in mente una massa di gente più ampia. Perché? Perché presso i popoli germanici in generale, quindi anche presso i Longobardi in particolare, più famiglie, ripeto, più famiglie imparentate fra di loro, insieme formavano un clan. In pratica il clan era un'organizzazione sovrafamiliare che riuniva più famiglie diverse che si riconoscevano probabilmente in un antenato comune, in un fondatore originario comune. Per questo ancora oggi il termine clan non indica una singola famiglia, indica un gruppo di persone particolarmente numeroso. Immaginate quindi che nella società longobardica ci fossero numerosi clan, numerose associazioni, per così dire, di più famiglie. C'era però un livello organizzativo ancora più grande, ancora superiore, ed è quello che si chiamava fara. Ancora oggi in Italia ci sono alcuni comuni che si chiamano proprio fara. Prendo degli esempi dal libro. Se voi guardate in alto a pagina 279 c'è una piccola scheda che dice che ancora oggi ci sono alcuni nomi di luogo, alcuni toponimi, alcuni nomi di comuni in questo caso, in Italia che si chiamano Fara d'Adda, Fara Sabina, eccetera, eccetera. Che cosa si intendeva con fara? Si intendeva in pratica un'unione di più clan. Quindi un gruppo di persone ancora più numeroso, che davano vita a un proprio insediamento sul territorio, quello che noi potremmo chiamare un paese, un comune, una piccola città. Quindi immaginate l'Italia dei Longobardi con tantissime fare al suo interno, tantissimi raggruppamenti di più clan. Come vedete, quindi, la società dei Longobardi è una società complessa. Dal basso verso l'alto troviamo gli individui, le famiglie, i clan e le fare. Piccola annotazione grammaticale, visto che si tratta di termini un po' particolari, vi ho anche scritto la grafia sia del singolare sia del plurale. Un clan, tanti clan, una fara, tante fare, plurale. Ok? Questo a mo' di premessa. Seconda considerazione. Proviamo adesso a suddividere la società dei Longobardi, a distinguere al suo interno non soltanto sulla base del numero, della quantità, ma anche sulla base dell'importanza, del ruolo, della funzione delle singole persone. In questo caso conviene forse partire dal basso, no? Un po' come abbiamo fatto prima. Prima siamo partiti dal piccolo, i singoli individui, per arrivare al grande, le fare. Adesso partiamo di nuovo dalle classi sociali più umili, più basse, per arrivare al capo della società che è il re. Come vedete, i passaggi da fare sono quattro in tutto. Partiamo dal livello più umile, più basso. Al fondo, alla base della classificazione sociale, c'erano, con termine germanico, i cosiddetti Scalks, quelli che potremmo tradurre in italiano come i servi, o forse meglio ancora gli schiavi. Voi sapete che con l'inizio del Medioevo il fenomeno della schiavitù numericamente comincia a diminuire molto rispetto al mondo antico dove era fondamentale. Però forme di schiavitù e soprattutto di servitù sussistevano ancora ed erano presenti anche all'interno della società longobardica. Per
Quindi la classe sociale meno potente, meno importante di tutti, erano i cosiddetti Skalks, cioè i servi e gli schiavi. Capite che si tratta ovviamente di persone prive della libertà individuale. Non sono evidentemente cittadini, sono uomini di serie B, per così dire. C'è poi un secondo livello, quello rappresentato dagli Aldi. Li ho definiti in questo modo, sono persone semi-libere. Sono una specie di via di mezzo fra gli schiavi che non hanno alcuna libertà individuale e i, chiamiamoli così, cittadini liberi veri e propri. Chi erano questi Aldi? Erano persone che, ad esempio, lavoravano alle dipendenze delle classi sociali più elevate, o erano coloro che all'interno dell'esercito dei Longobardi esercitavano delle funzioni minori di poca importanza. Non facevano, ad esempio, i cavalieri o i grandi combattenti in guerra, erano coloro che, ad esempio, passavano le armi al guerriero professionista, coloro che si occupavano di lui, diciamo dei soldati di seconda categoria, fra virgolette. Aldi, persone semilibere. Capite ovviamente che la classe fondamentale, la classe più potente, più importante della società longobardica fosse un'altra, quella costituita dai cosiddetti arimanni. Potremmo tradurre, parafrasare questo termine forse con la parola nobili, aristocratici, che indica sempre le persone più importanti all'interno delle società di un tempo. L'insieme degli arimanni, che poi non sono nient'altro che i veri combattenti, i veri soldati dell'esercito longobardico, dicevo, gli arimanni si radunano in una istituzione che si chiama Gai Ratings. Potremmo tradurre questo termine per noi un po' strano con assemblea dei guerrieri. Come dire, quando c'era da prendere qualche decisione veramente importante, gli arimanni, gli uomini in armi, i guerrieri, i soldati si riunivano in una grande assemblea che poteva prendere delle decisioni. Tra l'altro, la decisione più importante di tutte qual era? Era la scelta del re. Come in ogni società monarchica, a capo, sulla punta della piramide sociale, per così dire, c'è un unico individuo che chiamiamo appunto il re, il sovrano. Qui, se ricordate, già nelle video lezioni scorse avevamo fatto una precisazione, non solo sui Longobardi in particolare, ma sulle popolazioni germaniche più in generale. Non è del tutto corretto dire che esistesse una monarchia stabile in questi popoli barbari germanici. Specialmente alcuni secoli prima si ricorreva alla figura del re solo in casi piuttosto limitati, cioè quando il popolo si trovava in guerra. In guerra c'è bisogno di qualcuno che prenda rapidamente delle decisioni e di conseguenza cosa accadeva? Accadeva che i nobili, gli arimanni, i soldati, eleggessero un capo, eleggessero un re. Poi, col passare dei secoli, questa figura, quella del sovrano, che all'origine era occasionale, come ho appena finito di dire, diventa più stabilizzata, diventa più stabile. Però attenzione bene, il re è tendenzialmente elettivo, viene scelto dall'assemblea dei nobili e dei guerrieri. Poi, in realtà, in Italia, col passare dei secoli, i re longobardici cercheranno di trasformarsi in monarchi veri e propri, creando una sorta di monarchia dinastica, cioè cercheranno, ripeto, da un certo punto in poi, lo vedremo nelle prossime video lezioni, di passarsi il potere di padre in figlio, ma la cosa non sarà assolutamente scontata. Ok? Quindi, ricapitolando, dal punto di vista delle funzioni, dei ruoli all'interno della società, gli schiavi, le persone semilibere, i nobili e, da un certo punto in poi, il re, il sovrano. Una società, per così dire, quadripartita, divisa in quattro grandi classi sociali. Concludiamo questa video lezione sulla società dei Longobardi con qualche considerazione su che cosa? Sulle differenze di genere. Come ovvio, una società è composta al suo interno da due grandi componenti, da maschi e da femmine, da uomini e da donne. C'è la differenza nell'importanza nel ruolo? Assolutamente sì. Come sempre nel caso delle civiltà antiche, si parla fondamentalmente di una società maschilista, nella quale cioè gli uomini hanno un'importanza sociale maggiore rispetto alle donne. Precisiamo un attimo meglio questo concetto facendo riferimento specifico alla società dei Longobardi. Vi ho annotato due considerazioni, è molto importante la prima. A mo' di premessa, la società dei Longobardi,
come del resto tutte le società del mondo antico, è una società a base militare. Lo avete notato nella spiegazione di prima, la classe sociale veramente determinante è quella degli arimanni e quella degli uomini soldato. Come a dire, tu difendi il tuo popolo in caso di guerra, quindi anche in caso di pace sei più importante degli altri nella società. Il principio di fondo era questo. Se ci pensate, non è strano che fosse una società militare. Tornate un attimo indietro nel tempo con i ricordi. Pensate a quando avete studiato la storia dei greci, vi ricorderete probabilmente che nelle prime fasi, quelle più antiche, quelle più arcaiche della storia greca, l'unico vero cittadino della polis di pieno diritto è il soldato, è il cittadino soldato. Pensate anche all'importanza che hanno i grandi eroi nell'Iliade, nell'Odissea. È come se uno si meritasse una supremazia sugli altri per il ruolo che esercita all'interno, per l'appunto, delle truppe dell'esercito stesso. Quindi anche nel caso dei Longobardi è una società fortemente militare, con un'aggiunta. Se ricordate, la maggior parte delle popolazioni germaniche, al tempo dei regni romano-germanici, per l'appunto, avevano in qualche modo cercato una sorta di collaborazione, di integrazione progressiva con i romani che avevano conquistato. Di solito le cose erano andate in questo modo. I germani si tenevano per sé le responsabilità militari, loro formavano l'esercito e delegavano ai discendenti dei romani le funzioni civili, amministrative, nella vita di tutti i giorni. Come a dire, il generale nell'esercito, il militare nell'esercito, lo faccio io che sono un germano e che vi ho conquistati. L'amministrazione della vita quotidiana, della vita civile, la affido, la delego a voi, discendenti dei romani, che conoscete ad esempio molto bene le leggi, che avete una grande tradizione da questo punto di vista. I Longobardi in questo fanno, specie all'inizio, eccezione. Tendono cioè a concentrare nelle proprie mani sia il potere militare, sia tutte le responsabilità civili, amministrative, di governo del territorio. Si tendono, come dire, tendono a mantenersi distanti, per così dire, dalle popolazioni conquistate. Okay? Concludiamo con quest'ultima considerazione proprio sulle donne. Come ho scritto in questi appunti, all'interno della società dei Longobardi, le donne sono fondamentalmente libere, ma comunque importante, sempre subordinate agli uomini. Se voi leggete poi con attenzione, mi raccomando, la parte finale di pagina 279 e la parte iniziale di pagina 280, vi fermerete poi lì, ci sono alcune considerazioni interessanti sul ruolo della donna nella società longobardica. Ve lo affido a mo' di lettura e vi propongo soltanto il commento di alcune righe che troverete in questa parte del paragrafo. Il testo, ad esempio, racconta questo esempio. Dal punto di vista patrimoniale, per quanto riguardano i soldi, il patrimonio, le figlie femmine dei Longobardi erano escluse dall'eredità, quindi ereditavano solo i maschi, le femmine no. Ma il padre concedeva loro, al momento delle nozze, il padre, quando le figlie si sposavano, concedeva loro una dote in beni o in denaro. Quindi il papà della sposa, detto più semplicemente, doveva concedere, doveva dare a sua figlia una quantità di beni, magari di denaro, chiamato dote, a propria discrezione, quindi la cifra la sceglieva lui. Ma anche il marito concedeva alla futura moglie un dono il mattino dopo le nozze. Tuttavia, proprio perché la donna, la futura moglie, era soggetta al mundio, parola difficile, la trovate spiegata la pagina prima. Mundio significa tutela. Una donna nella società longobardica era sempre sotto la tutela di un maschio. Poteva essere il marito, poteva essere il padre quando era ancora in casa, poteva essere magari un fratello, ovviamente maschio, se il papà non c'era più, eccetera, eccetera. Tuttavia, proprio perché soggetta al mundio di un uomo, la donna longobarda non aveva la possibilità di vendere o di donare nessuno dei propri beni, né mobili né immobili, senza il consenso del proprio tutore. Ecco qui la parola chiave, mundio col termine germanico, tutore col termine italiano di oggi. Per
Quindi, ricapitolando, ci troviamo di fronte a una società fortemente militare all'interno della quale gli uomini sono più importanti. Le donne sono formalmente libere, ma in realtà subordinate per via di questo mutuo, di questa tutela personale, a un maschio della famiglia. Ci siamo, ragazzi, dovremmo essere riusciti a ricapitolare in pochi minuti le caratteristiche fondamentali della società dei Longobardi. Nella prossima video lezione parleremo invece della fase successiva, di quando comincia o si prova a far cominciare una certa integrazione fra i Longobardi e la popolazione che hanno conquistata, cioè gli Italici, i discendenti degli antichi Romani. Mi raccomando tutti, come ho detto prima, iscrivetevi su Google Suite, ci vediamo qui per le prossime video lezioni e poi la settimana prossima, mercoledì alla prima ora dalle 8 alle 9, per una breve lezione in videoconferenza nella quale salutarci e fare il punto della situazione. A presto ragazzi, un caro saluto e un abbraccio a voi e alle vostre famiglie. Buona giornata!